Bentrovati a tutti voi dal TG Cronache, che apriamo con l'ordigno esploso questa mattina nel parcheggio di un ufficio postale di Roma, uno dei più grandi della città. Si trova in via Marmorata, in una zona centrale della capitale. Non ci sono stati feriti, ma soltanto il danneggiamento di una macchina. Secondo gli inquirenti si tratta di un atto dimostrativo. Al momento la pista privilegiata, la pista accreditata, è quella anarchica, anche per il tipo di ordigno usato, rudimentale e collegato con un timer. L'allarme scatta poco dopo le 9.30. Un ordigno esplode nel parcheggio riservato ai dipendenti dell'ufficio postale centrale a Roma, vicino al Circo Massimo. Non ci sono né feriti né danni. La scatola di plastica con l'esplosivo era posizionata esattamente tra la macchina grigia e il furgone bianco. C'era un'altra auto posizionata sopra che si è spostata proprio pochi minuti prima. I testimoni hanno sentito due esplosioni, una più debole e una più forte. È tremato il chiosco, c'è stata paura, siamo usciti, abbiamo trovato a distanza 50 metri comunque dove è avvenuto, c'erano delle fiamme, fiamme e fumo nero. Proprio di fronte al luogo dell'esplosione c'è la stazione dei vigili del fuoco che accorrono in pochi attimi. Alcuni dipendenti dell'ufficio postale stanno già cercando di spegnere le fiamme con un estintore. Un piccolo scoppio che è avvenuto, molto limitato, non ha fatto danni neanche alle macchine limitrofe, tanto per intenderci, però è chiaramente una cosa, un atto intenzionale. Si è trattato di un ordigno rudimentale, di bassa carica, non sembra fosse diretto verso qualcuno in particolare e chiaramente, dicono gli investigatori, un'azione dimostrativa. Con i vigili intervengono subito gli artificieri e la polizia, si mette in sicurezza l'area e si verifica che non ci siano altri esplosivi, ma non sembra che l'ordigno avesse funzione di esca, cioè quella di attirare forze dell'ordine da colpire con una bomba successiva. Sul luogo dell'esplosione è rimasto un affossamento sull'asfalto e schegge della scatola di plastica verde. All'interno solo un ordigno. Ci sono due involucri di plastica che sono simili a bottiglie di plastica da mezzo litro. Probabilmente il contenuto di queste bottiglie era liquido infiammabile che è poi ovviamente deflagrato. Dalla fabbricazione di materiale di circostanza, un interruttore da casa, un temporizzatore da cucina, una bottiglia di plastica per contenere la benzina, quindi questi sono i materiali di circostanza. Le modalità di questa esplosione le ricordano altre recenti? Recenti probabilmente sì, ma dobbiamo verificare attraverso le attività investigative dell'episodio precedente se ci sono elementi di comune denominatore della costituzione dell'involucro stesso. L'area era controllata da telecamere, la polizia sta visionando i filmati. Attualmente non ci sono state rivendicazioni, anche se può trattarsi di un gesto dimostrativo considerati i precedenti e il tipo di ordigno. La Digos indaga su una possibile pista anarchica. L'obiettivo è il luogo dell'esplosione e i danni, elementi da mettere tutti in relazione tra loro. E adesso andiamo a vedere come a Lecce, comune che andrà al voto l'11 giugno prossimo, un'inchiesta della Guardia di Finanza sui presunti illeciti su alcune attività dello sportello antiracket abbia portato all'arresto di 4 persone, tra cui la presidente e un funzionario del comune. Corruzione e truffa aggravata sono le accuse. Tra i 40 indagati per concorso in truffa aggravata c'è anche l'assessore comunale al bilancio. In un video che vedrete, lo scambio di soldi. Prendevano i soldi destinati dal Viminale alle vittime del racket e dell'usura e se li mettevano in tasca, convinti di farla franca. Qualcosa come 2 milioni di euro spartiti tra i vari complici della truffa. Questa è l'accusa che ha portato in carcere 4 persone, tra cui la presidente dello sportello antiracket di Lecce, Maria Antonietta Gualtieri, 62 anni, e 2 funzionari del comune salentino. L'inchiesta della Guardia di Finanza ha portato alla luce un marchingegno criminale semplice e redditizio. Un sodalizio di amministratori pubblici e imprenditori, stando alle indagini, 5 anni fa avrebbe costituito gli sportelli anti-racket di Lecce, Brindisi e Taranto apposta per impossessarsi dei soldi del Ministero dell'Interno.
uffici fantasma che non erano operativi, che non servivano ad aiutare la platea delle vittime dell'usura, funzionali solo a frodare i finanziamenti pubblici, finte le fatture delle spese di beni e servizi, finte le ricevute di trasferte mai eseguite, finte le buste paga per falsi dipendenti, falsa pure l'attestazione del raggiungimento degli obiettivi richiesti dal progetto anti-racket, come l'assistenza ai nuovi utenti e il numero di denunce raccolte. Per mantenere la facciata di questo sistema fraudolento erano state messe a punto anche campagne di promozione pubblicitaria ad hoc ed interventi di manutenzione presso le tre sedi, interventi mai effettuati. L'inchiesta è della Procura di Lecce. 40 gli indagati, 7 i provvedimenti di interdizione ai pubblici uffici per i dipendenti dell'associazione, uno dei quali l'assessore al bilancio del Comune di Lecce. La somma dei 2 milioni indebitamente percepita è stata sequestrata, le accuse, truffa aggravata, peculato e frode di fondi pubblici. A Milano adesso, per documentarvi quanto è successo la notte scorsa, la forte pioggia ha provocato l'esondazione del Seveso nella parte nord della città. Sono stati centinaia gli interventi. Adesso la situazione sta tornando normalmente e sta tornando alla normalità. È la mattina delle pulizie post esondazione del Seveso. Milano, periferia nord, nel solito quartiere gli operatori dell'AMSA aprono i tombini per liberarli dall'acqua, puliscono le strade e i sottopassi. Succede ogni volta, per fortuna in questo caso, i danni sono contenuti e la situazione col passare delle ore si sta normalizzando. I lavori di manutenzione vanno sempre, cioè li facciamo, ma nel nostro limite delle cose si fanno. I tombini sono quelli che sono antichi. E non è che i problemi ci sono sempre. Sono circa le 23.30 quando, dopo ore di temporali, il fiume esonda in più punti. Alcune auto rimangono intrappolate nell'acqua che tracima dai tombini. I sottopassi sono allagati, vengono chiuse alcune vie, si spengono i semafori, col risultato che per molte ore il traffico è in tilt. I vigili del fuoco intervengono per contenere i disagi, ricevono oltre 100 chiamate. Per fortuna però non ci sono feriti. Un anno dopo, era marzo del 2016, il fiume Seveso torna ad esondare. È la maledizione di Milano, questa volta non fa particolari danni, ma per chi vive qui è sempre la solita storia. Il portiere di questo stabile ci porta a vedere la cantina allagata. Sono partiti a febbraio i lavori per la vasca di laminazione e l'adeguamento del canale scolmatore, il progetto regionale che dovrebbe far sì che non si allaghi tutto ogni volta che piove. Nella notte ci sono stati disagi anche in Brianza, dove sorvegliato speciale è il Lambro, ma la situazione al momento anche qui sotto controllo. Le indagini sul rogo delle camper nel quale hanno perso la vita 3 sorelle rom e indagini sono tutte interne alla comunità nomade di Roma. Si segue la pista della vendetta e, secondo indiscrezioni, gli inquirenti si sono concentrati in particolare su 3 persone. Intanto il Consiglio d'Europa ha scritto all'Italia invitando le autorità a prendere le misure necessarie per fornire un alloggio alla famiglia delle vittime. C'è stato qualche attimo di tensione tra i rom e i giornalisti questa mattina nel luogo del tragico rogo di martedì notte, avvenuto nel parcheggio del centro commerciale di Centocelle, alla periferia est di Roma. Le indagini proseguono a ritmo serrato, la pista è quella della vendetta tra nomadi, forse una spedizione punitiva diretta contro il camper in cui c'era un'intera famiglia rom costata la vita alle 3 sorelle di 20, 8 e 4 anni. Gli inquirenti avrebbero identificato l'uomo ripreso dalle immagini di una telecamera di sorveglianza, un trentenne già noto alle forze dell'ordine, ha precedenti per rapina, furto e ricettazione. L'accusa per lui è di omicidio volontario e incendio doloso. Avrebbe lanciato l'ordigno incendiario che ha distrutto il camper, ma non si esclude che potrebbe avere avuto dei complici.
Le indagini si concentrano nei campi nomadi per far luce sui rapporti tra i clan della zona che gestiscono il pizzo per l'occupazione dei container. La famiglia Lilovic da mesi subiva pesanti minacce, il motivo per il quale da qualche tempo non risiedeva più in un campo nomadi, ma in questo parcheggio dove nella notte, poche ore prima del rogo, alcuni testimoni hanno sentito delle urla. Forse l'ultimo avvertimento, meno di una settimana fa, un altro camper utilizzato come deposito era stato incendiato, possibile, secondo gli inquirenti, una faida interna tra clan. Nel giorno in cui si svolgeranno i funerali delle tre giovani vittime, il Campidoglio proclamerà il lutto cittadino. Ieri sera, intanto, nella comunità di Sant'Egidio c'è stata una veglia, si è pregato per le tre sorelle Elisabeth, Francesca e Angelica. Il modello dei campi è fallimentare, lavoriamo per superarlo, ammette il sindaco Virginia Raggi. Il Consiglio d'Europa ha chiesto all'Italia di adottare subito tutte le misure necessarie per assistere i genitori e i bambini sopravvissuti al rogo, fornendo un alloggio sicuro, ed ha sollecitato l'attenzione delle autorità locali sulle condizioni di vita esasperanti nei campi di tutta Italia, perché situazioni del genere, ha detto l'organismo di Strasburgo, non possono che aggravare sentimenti di insicurezza e povertà, marginalizzazione e razzismo, e i minori sono in genere i più vulnerabili in queste situazioni. E questa mattina a Milano c'è stata la conferenza stampa di Yuri Guaiana, l'attivista per i diritti umani, arrestato e poi rilasciato ieri in Russia dopo una raccolta di firme contro la discriminazione degli omosessuali in Cecenia, paese dove i sospettati di essere gay vengono arrestati e poi torturati, ha detto l'attivista. Almeno 100 omosessuali sono rinchiusi in 6 carceri. Più di 2 milioni di persone chiedono giustizia per i 100 ceceni arrestati. Era scritto sulla scatola contenente centinaia di firme che Yuri Guaiana, militante radicale che da sempre si batte per i diritti omosessuali, ieri voleva simbolicamente consegnare alla Procura Generale di Mosca per sensibilizzarla sulla situazione dei diritti gay in Cecenia, dove gli omosessuali, secondo diverse denunce, vengono ancora arrestati e torturati. Violenze che le autorità cecene continuano a negare. Guaiana è stato arrestato insieme a 4 attivisti russi mentre andava a piedi verso la procura, accusato di aver organizzato una manifestazione non autorizzata. Oggi, tornato in Italia, in conferenza stampa a Milano, ha raccontato come sono andati i fatti e la sua liberazione grazie all'intervento della nostra ambasciata. La detenzione prevista dalle violazioni possibili che si potevano immaginare era solo una detenzione amministrativa, ma una volta detenuti non si sa mai che cosa accade. Guaiana ha raccontato poi come un semplice fermo per un reato amministrativo possa trasformarsi in qualcos'altro. Poi hanno contestato a tutti noi la resistenza pubblico ufficiale, la qualcosa, come tutti i video della stampa presente all'evento, è assolutamente falsa. Perché fanno questo? Perché chiaramente le pene aumentano, le pene amministrative aumentano. Sarà processato in contumacia il prossimo 29 maggio. La vicenda del suo arresto è importante per capire come il tema dei diritti omosessuali viene ancora oggi trattato anche nella Russia filo-occidentale. Sono costretti a non poter pronunciare la parola omosessuale, sono costretti a non poter fare un gesto banale che Marco Cappato e tutti noi radicali qui facciamo tutte le volte, consegnare le firme ad una istituzione. Le scatole con le firme cartacee ieri sono state requisite dalle autorità russe, ma i radicali milanesi dell'associazione Enzo Tortora fanno sapere che saranno inviate in formato digitale prima che inizi il processo. Infine, l'appello al Consiglio d'Europa perché intervenga sulla vicenda e anche al governo italiano. Prendere posizione, come altri paesi, anche europei, fanno nettamente su la possibilità di accogliere come rifugiati le persone omosessuali dalla Cecenia, e questa è una questione semplice che si può e si deve fare. Allora, siamo in chiusura delle TG Cronache. Prima di salutarvi vi do questa notizia, perché Papa Francesco è arrivato poco fa all'aeroporto romano di Fiumicino, sta per partire infatti per un pellegrinaggio al santuario di Nostra Signora di Fatima in Portogallo. Ed è tutto, grazie per averci seguito. TG Cronache torna domani come sempre insieme a Raffaella Di Rosa. Grazie per averci seguito, vi lascio adesso a Tagadà. Buon fine settimana.